Innanzitutto grazie per il corteso invito a parlare delle ricerche che con il mio gruppo ho sviluppato al Dipartimento di Chimica dell'Università di Ferrara e noi siamo occupati di nanomateriali che servono sia da fotocatalizzatori sostanzialmente per rimuovere gli inquinanti atmosferici, sia per, diciamo, ci siamo interessati di nanomateriali che hanno un'azione, che possono svolgere un'azione che è indipendente dalla presenza di luce e questa azione deve essere un'azione antimicrobica in senso generale. Allora, parlerò prima dei nanomateriali che servono per la decontaminazione ambientale, di cui ha già parlato il professor Pellizzetti. Lui è stato uno dei primi, se non il primo, diciamo, a introdurre il concetto dell'uso del biossido di titanio per attivare dei processi di fotorimediazione degli inquinanti. Il biossido di titanio, come vedete, ha tre forme allotropiche cristalline. Quella che funziona meglio è quella di mezzo, chiamata l'anatase. Le applicazioni che ha questo materiale sono, le possibili applicazioni sono sia per la purificazione dell'acqua, può essere utile in processi di deodorizzazione dell'ambiente, esplica una blanda azione battericida, fungicida e virucida e ha proprietà, autopulenti. Quindi, diciamo, può essere veramente utile per, in processi che servono per decontaminare l'atmosfera da agenti inquinanti. Allora, questo nanomateriale funziona perché quando viene colpito dalla luce, in particolare da luce del vicino ultravioletto, si produce nel nanomateriale una separazione di carica con un elettrone che va a finire nella parte superiore, che è la banda di conduzione, e una buca che rimane nella banda di valenza. La buca produce radicali OH, gli elettroni producono invece per contatto con l'ossigeno atmosferico degli ioni superossido. Ora, noi abbiamo fatto degli esperimenti per cercare di capire quali di queste due specie siano poi più efficaci per portare alla mineralizzazione di una sostanza organica R. La sostanza organica viene mineralizzata ad anidride carbonica e acqua fondamentalmente. Ora, questi studi hanno portato alla conclusione, adesso non mi voglio dilungare, si tratta di metterci una molecola sopra il biossido di titanio che sia capace di isolare una di queste due vie. In pratica la molecola assorbe luce, pompa elettroni direttamente nella banda di conduzione, per cui non diventa attivo il processo di produzione di radicali OH. Facendo dei confronti, quello che abbiamo visto è che sostanzialmente la via più attiva è quella che produce radicali OH. Quindi, diciamo, è efficace anche sostanzialmente la via che produce radicali superossidici, ma quella che produce radicali OH è la più efficiente. Ecco, il biossido di titanio viene usato anche, come dicevo, anche per la decontaminazione dell'acqua ed è rilevante il fatto che, proprio questi sono studi recentissimi che abbiamo fatto, i contaminanti emergenti che abbiamo nell'acqua sono gli antibiotici. Tutte le persone, attraverso, diciamo, le urine emettono gli antibiotici che vanno a finire nelle fogne e vanno a finire nelle acque. Ora, non c'è verso di tirare via gli antibiotici dall'acqua. Un modo è quello di impiegare dei reattori che sono equipaggiati con del biossido di titanio che viene irradiato da luce ultravioletta. Come vedete, la levoflavina viene diciamo, eliminata in questi tipi di reattori. Ecco, altri prodotti su cui abbiamo lavorato a livello di consulenza, e sono prodotti forniti dall'EcoCoating di Roma e di Milano, servono appunto per ricoprire gli edifici e ricoprire anche in particolare le vetrate degli edifici. Questo è un prodotto nuovo che è arrivato dal Giappone, importato dall'EcoCoating, che ha tre sigle, PVG 1, 2, 3. Ebbene, questi prodotti sono stati sperimentati oramai sia nella mia città, Ferrara, che a Roma, che a Milano. Per esempio, questa è Casa Tosi, completamente ricoperta di biossido titanio, che è a Milano. Questa è la Kanazaki Medical University, che è stata ricoperta sempre da EcoCoating in Giappone. Questi sono degli altri palazzi giapponesi che sono stati trattati e questi palazzi rimangono puliti in funzione del tempo. Oltre che, quindi, che a esplicare un'azione, diciamo, decontaminante per l'ambiente, essi stessi rimangono puliti. Questi sono dei nuovi progetti che stanno sviluppando sempre il gruppo EcoCoating in Francia, gli edifici, di vetrati in particolare, e questo è il Duomo di Milano su cui hanno operato a livello sperimentale.
I prodotti vengono applicati, come vedete, in modo molto semplice, cioè basta avere un sistema spray a bassa pressione che per il prodotto viene applicato. Ecco, quindi un'altra cosa interessante è che sotto la reazione della luce questi prodotti presentano il fenomeno della superidrofilicità, perché sotto la reazione della luce la superficie si ricopre di radicali ossidrilici e questi legano le molecole d'acqua per legame idrogeno. Quindi la superficie praticamente è sempre ricoperta di un velo di molecole d'acqua che non sono visibili e quindi sostanzialmente quando arriva poi, diciamo, se irrorate le due superfici, una trattata che è quella di destra e quella non trattata di sinistra, in un caso si formano delle molecole d'acqua, delle gocce d'acqua, nell'altro caso invece la presenza di questo velo d'acqua permanente sulla superficie presenta appunto la superidrofilicità e non si nota la formazione di gocce. Questi sono altri esperimenti fatti in campo in Francia, e anche qua naturalmente non è necessario smontare i vetri vengono trattati direttamente dagli operatori per spray, e questi nanomateriali a base di biossido di titanio, come vi dicevo, esplicano anche un'azione battericida, perché questi radicali H che si formano hanno una capacità ossidante abbastanza forte e hanno un potenziale di ossidazione dell'ordine di 2,7 electron volt, che consente appunto di ossidare direttamente e quindi di uccidere specie microbiche. E questo è un esempio di un esperimento che abbiamo fatto nel mio gruppo. Come vedete, due superfici su cui che sono state diciamo irradiate, una in presenza di TO2 e l'altra in assenza, su cui era stato posto dello stafilococco aureo. In un caso c'è la crescita di infinite colonie in alto, e in basso invece dopo l'irradiazione di 2 ore non si nota più la formazione di nessuna colonia, quindi non c'è propagazione e crescita di colonie batteriche. Ecco, il problema è invece quando si vuole ottenere un effetto battericida in assenza di luce, quindi in condizioni di buio o anche in presenza ovviamente di luce, cioè avere un sistema che funziona anche in assenza di luce non richiede, non implica l'utilizzo del biossido di titanio, perlomeno il biossido di titanio può servire semplicemente da supporto di altre specie ioniche che esplicano invece un'azione microbicida. Questo prodotto lo abbiamo brevettato, e oramai è brevettato in tutto il mondo, ed è sostanzialmente, si chiama Butterclean, è già diventato anche presidio medico chirurgico, quindi riconosciuto dal nostro ministero, eccetera. È sostanzialmente un nanomateriale in cui abbiamo la presenza di biossido di titanio, che sarebbe la parte grigia, o biossido di silicio, non ha importanza, a cui sono legati covalentemente degli ioni di argento. Questo argento però è stabile nella forma monovalente. Simultaneamente abbiamo legato anche delle catene di benzalconio, che serve da surfattante cationico e quindi è utile per indebolire sostanzialmente la parete cellulare delle diverse specie microbiche, per cui l'argento, l'uptake dell'argento nei confronti della cisteina risulta essere poi favorito. Ebbene, questo è un materiale che esplica un'azione antimicrobica estremamente ampia, per esempio in test nei confronti della legionella pneumofila, della pseudomonas aeruginosa, dello stafilococco aureo, della Neisseria meningitis, del vibrio colera, ha dato sempre risultati estremamente positivi, rispettando ovviamente tutte le normative europee. E quindi ha un'azione fungicida ed è anche un'azione virucida, testata contro tutti i virus che sono qua elencati, inclusi SARS, la viaria, e al momento attuale stanno eseguendo i campioni dei test con i nostri campioni all'Università dell'Arizona contro il nuovo virus dell'influenza suina, l'H1N1. E i primi risultati ho già saputo che sono positivi. Ecco, per darvi un'idea dell'azione dell'azione antimicrobica, in particolare di quella antifungina, queste sono due mele che sono state messe racchiuse in un recipiente, una trattata e una non trattata. Come vedete, la parte superiore comincia a presentare delle muffe, queste sono lì da 6 mesi, e la parte inferiore invece, la muffa non si propaga alla parte inferiore. Queste sono delle fette di pane lasciate lì, che ovviamente il pane ammuffisce nel tempo, quello trattato invece non ammuffisce. Quindi
Questo per darvi un'idea dell'azione battericida. Ecco, in 5 minuti di contatto con il prodotto, questi batteri, diciamo 5 logaritmi di questi batteri, vengono eliminati. E l'azione antivirale, per esempio, misurata nei confronti dell'herpes e del virus dell'aviaria, ecco, in questo caso 15 minuti di contatto, 6 logaritmi eliminati. Quindi le applicazioni sono molteplici e i gruppi industriali, diciamo, che stanno sviluppando questo prodotto pensano ad applicazioni all'interno degli edifici, degli ospedali, nelle sale operatorie, nelle industrie farmaceutiche, alimentari, eccetera, interni di treni, di navi da crociera, in particolare i condotti e filtri per l'aria condizionata, laddove c'è il pericolo di legionella, ovviamente, maschere protettive e anche applicazioni in medical device in generale e anche negli impianti dentali. Questa è una sperimentazione che abbiamo portato avanti con un gruppo Dental Tech e che ha avuto degli esiti estremamente positivi. Quindi si evita il rigetto dovuto alle infezioni prodotte dai batteri per gli impianti dentali. Questi sono esempi di applicazioni, appunto anche in questo caso, come vedete, è semplice applicarlo, si applica per spray, coating e soprattutto ha un effetto che perdura nel tempo. Questo è un esperimento fatto alle malattie infettive dell'ospedale della clinica universitaria di Ferrara e vedete che sostanzialmente gli test fatti per 6 mesi, se uno estrapola questi dati, ammesso che lo si possa fare, arriva alla conclusione che dopo un anno praticamente c'è ancora un 50% di attività battericida residua. Quindi applicazioni all'interno di industrie, all'interno di treni, che sono state fatte all'interno di bus. Ecco, ultimamente ci siamo preoccupati, diciamo, di applicare il prodotto anche sul tessuto non tessuto, perché, come sapete, è quello che è parte integrante delle mascherine che la gente indossa per proteggersi quando ci sono dei casi infettivi. E anche qua, come vedete, quando il prodotto è trattato, questa miscela di colonie con cui è stato messo a contatto non cresce. Quindi, ecco, tutti questi studi ovviamente sono stati effettuati grazie anche ad una serie di collaborazioni che hanno visto attive l'Università La Sapienza di Roma, il San Raffaele e in particolare il professor Clementi di Milano, l'ECMA in Francia, il Kitasato Institute a Tokyo, il gruppo Dermascan, su cui abbiamo fatto tutti i test ovviamente di compatibilità cutanea dei diversi prodotti, e il gruppo Esoform, che è un laboratorio farmaceutico di una città vicino a Ferrara. Grazie per la vostra attenzione. Bene, ringrazio il professor Bignozzi e anche in questo caso, se ci sono delle domande immediate, vi prego di farle, o altrimenti possiamo magari vedere a passare anche a una fase di discussione successiva. Prego. Volevo sapere, per la questione dei livelli di batteriostaticità, più che eliminare, cioè, battericida, è un battericida questo, proprio è un killer. È già un presidio medico, sì, è battericida. Esplica, e diventerà un biocida adesso con la nuova normativa europea, diventerà un biocida. Perché la questione è anche, ci sono dei batteri che possono anche, per dire, cioè, se l'azione è troppo aggressiva potrebbe anche, se, però no, è inerte. Beh, questo è un prodotto che lo si dà sulle pareti, non è che ci facciamo il bagno dentro, non è che, certo. Ho capito quello che vuol dire, noi abbiamo bisogno anche noi di avere dei batteri, cioè, è chiaro che se uno ha un'infezione da candida nella vagina usa dei prodotti che facciano fuori la candida, certo. E quindi usa dei prodotti adatti. Questo è un prodotto che serve come coating dei filtri per eliminare la legionella, per eliminare se uno ha del pattume che fermenta o dei sistemi, per esempio mi hanno convocato giù a Napoli la presidenza del Consiglio dei Ministri quando è stato il problema delle infezioni che sembrava che dovesse scoppiare il colera da un momento all'altro. Cioè, in questi casi qua si devono usare dei prodotti che servono per eliminare quei batteri. Non è un prodotto, ripeto, che è un prodotto che serve per come coating di superfici, quindi non è un sapone. Per quanto riguarda l'invecchiamento di questi trattamenti, c'è qualche problema? O
C'è una garanzia? No. Contrariamente, diciamo, normalmente lei quando usa un disinfettante esplica la sua azione che è istantanea e cessa dopo più o meno nell'arco della giornata, è già cessata, quindi il giorno dopo lei deve ripetere i trattamenti. Gli studi che abbiamo fatto hanno dimostrato che questo prodotto, siccome è un nanomateriale che rimane lì attaccato e gli ioni argento rimangono lì attaccati come rimangono gli ioni benzalconio, finché diciamo non c'è una deplezione di queste specie ioniche, continua ad esplicare la sua azione. E abbiamo misurato appunto che dopo 6 mesi c'era ancora il 60% di attività battericida residua in un ospedale sulle pareti trattate. Quindi è un'azione a lungo termine.